Ciao, sono Marco Valerio Ricci, creatore del modello di Cult Yourself, per aiutare le persone a uscire dall'ipnosi collettiva. Oggi voglio iniziare nel farti una domanda. Come fai a fare ciò che fai? Bene, se hai frequentato uno dei miei corsi, sicuramente sai che è una domanda con cui inizio praticamente ogni corso. Se non hai frequentato, probabilmente hai già frequentato un practitioner o un altro corso di programmazione neurolinguistica iniziale come il practitioner e ti avranno fatto questa domanda, perché un practitioner, un apprendimento della programmazione neurolinguistica inizia sempre da questo: come fai a fare ciò che fai? Hai ricordato qualcosa? Come hai fatto a ricordare quella cosa che hai ricordato? Quale processo, quale strategia hai usato? E così via. Ora, molte persone quando la prima volta risentono questa domanda, perché normalmente si deve sentire più e più volte, almeno io garantisco almeno una quindicina di volte prima di iniziare a comprenderla. Beh, hanno spesso una reazione come: me l'hai già fatta, ma che cavolo stai dicendo? La conosco questa domanda, so che cosa vuoi dirmi. No, lo dico sinceramente, non è così. Perché per andare a fondo nella programmazione neurolinguistica, andare a fondo nella padronanza dei processi che ci permettono di guidare la nostra mente, di portare noi stessi a migliorare i nostri risultati, dobbiamo pensare a questa crescita come una sorta di spirale che sale verso l'alto, sempre più in alto, sempre più in alto. E lungo questa spirale ci sono come delle colonne che ci ripropongono ogni volta che passiamo da quella zona un certo tipo di tema, un certo tipo di situazione, un certo tipo di punto in cui riflettiamo. E allora questa domanda, come tutte le altre domande e processi che più volte si vedono e rivedono nel mondo della programmazione neurolinguistica, serve a far comprendere alle persone ogni volta più in profondità che i processi interni non sono semplici, non sono banali, non sono superficiali, bensì sono sempre più sottili, sempre più precisi, sempre più possibili da definire. Nel momento in cui noi lavoriamo con una persona, semplicemente perché magari è un nostro, non so, collaboratore, magari invece può essere, se sei un coach, una persona a cui stai facendo coaching. Questa specifica domanda, se alla persona può portare alla comprensione maggiore dei processi più superficiali, quindi che cosa vede, che cosa si dice, che cosa prova, quelle che sono le sue immagini mentali, le sottomodalità, a te deve portare a comprendere esattamente quali sono tutti quei sottilissimi cambiamenti che la persona ha, ottiene, applica nel momento in cui sta riflettendo su quell'argomento, sta riflettendo su quella cosa. E come te ne accorgi? Te ne accorgi attraverso la calibrazione. Dedicherò un video post alla calibrazione. Adesso quello che mi interessa è semplicemente che tu noti che il risultato di questa tua inchiesta, di questa tua domanda, soprattutto viene dall'osservazione di alcuni aspetti che possono essere microscopici, possono essere una leggera tensione sul volto, magari una microespressione facciale che adesso va tanto di moda, di cui va tanto di moda parlare, oppure magari semplicemente un respiro più profondo, o magari un movimento del corpo leggerissimo, quasi impercettibile. Allora ti invito a fare a te stesso questa domanda: come fai a fare ciò che fai? E nota le tue risposte, calibra la tua risposta. Nel fare questo ti invito ancora una volta ad andare ancora più in profondità nel mondo della programmazione neurolinguistica. Più studi, più scoprirai che c'è da studiare e da approfondire, perché si tratta dell'essere umano, non di qualche semplice tecnica. Con questo ti saluto, ti auguro una splendente giornata per oggi, dalla Valle d'Aosta. Ciao, da Marco Valerio Ricci.